Siamo ragazzi? Allora, siamo, sì. Allora, praticamente sono le 18:33. Abbiamo cambiato gioco, abbiamo messo Pisarche perché Water Tank, che abbiamo fatto per una mezz'oretta oggi in live, ci ha dato dei problemi. In realtà è internet che ci dà dei problemi, nemmeno tanto il gioco. E siamo crashati, siccome anche ieri ho avuto gli stessi problemi. Anche ieri ho ripiegato su Pisarche perché essendo un single player non dovrebbe dare grossi problemi di linea internet. Anche se è un bel ripiegare di Pisarche, perché comunque l'avrei portato lo stesso magari un altro giorno. E allora accontentiamoci e per il momento portiamo questo. Poi vedrò di risolvere io la situazione con quella maledetta telecom del cavolo, accidente a loro, che ti garantiscono. Ti garantiscono mari e monti e poi invece ti danno il niente assoluto. Allora, noi qua oggi abbiamo fatto un bel po' di frecce stordenti, quelle magiche che sono queste. Abbiamo fatto un bel po' perché ieri sono andato a caccia di ragni, vedete, che praticamente sono le gemme del vento, sfruttano le gemme del vento, servono per intrappolare i ragni. Credo anche le pantere, che non ho ancora provato e vedremo se sarà il caso di provare oggi perché ne ho tante, non so quante ne servono per le pantere. Abbiamo sviluppato la borraccia che funziona, è funzionante rispetto alla borraccia quella fatta in pelle che non so se l'hanno sistemata ma non funzionava. Quindi adesso ce la riempiamo e voilà, e siamo pronti. Abbiamo portato anche l'acqua in casa. Ok, poi off camera ho aggiunto una piccola cosa che vi faccio vedere, che è praticamente. Ma perché tutte le volte che passo devi scureggiare in faccia o scacazzare? Basta, ti licenzio. Allora, abbiamo fatto questo specie di giardino, io ho messo la terra magica perché volevo piantare gli alberi magici e insomma tutta roba magica, ho detto, dato che nasce nel terreno magico servirà il terreno magico, invece no, serve qualcos'altro. L'unica cosa è che io l'ho fatta un po' troppo piccolina e non so se queste tubature per l'acqua messe in alto, che sono molto carine in realtà perché mi piace tipo a cascata, però non so, magari per gli alberi gli dà fastidio perché non possono crescere in altezza, quindi vedremo. E poi in realtà la potrei fare anche molto più larga, perché se io qua mi riprendo tutto l'ambaradam, per esempio, e qui continuo allegramente a scavare, io potrei allargare tutta la farm per un bel pezzo. È che oggi sento tutto l'audio alto. Perché? Che è successo? Ero sordo e non lo sapevo e oggi è successo niente. Sento tutti alti. E il volume? Forse avrò il volume delle cuffie alto. Sarà quello. Che forse è la cosa più semplice da pensare. Mi sembrava così alto. Comunque, dicevamo, qui possiamo espandere la nostra farm, che è tutto dire perché comunque siamo in un posto abbastanza pericoloso. Ah, ok, la pianta no, non si muove tanto la pianta. Ha messo la radice e non si muove. Qui ci possiamo allargare anche per un bel po'. Ora magari non lo faremo oggi perché mi è venuta in mente praticamente questo momento, quindi magari oggi non lo faremo perché oggi volevo, se riusciamo a trovare le talpe, voglio riuscire ad addormentare le talpe, a farle mie, perché le talpe servono alla grande, servono per scavare. Voi direte sì, ma si scava anche con il piccone, ma loro a parte che scavano di credo di 4 cubetti in 4 cubetti, quindi si farebbe molto prima. E poi una grande cosa che fanno è che loro scavano le gemme, perché le gemme
non si trovano solamente ammazzando ragni, eccetera, eccetera, ma si trovano anche scavando. Io non lo sapevo. E ho capito quali sono, perché pensavo fossero diamanti. In realtà qui ne ho ben pochi, ce l'ho più nel primo bioma. E sono praticamente le gemme magiche. Quindi le gemme magiche si trovano anche nel terreno scavando, però ci vuole la talpa per prenderle. Quindi bisogna trovare la talpa, addomesticarla con le frecce magiche. E io l'avevo trovata la talpa in realtà ieri nella larder, perché ieri abbiamo fatto le sacche. Però non le avevo mai viste, non lo sapevo e l'ho ammazzata anche perché non avevo frecce magiche. Quindi anche avessi voluto provare, intanto ci prendiamo un po' di sciolfo. Tanto che se vuoi accendere un cerino, prendiamo lo zolfo. Prendiamo anche il quarzo, che il quarzo non ho ancora capito a cosa serve. Poi può darsi benissimo che ci sono anche degli elementi che ancora non servono a niente, perché magari essendo in accesso anticipato le metteranno, tante cosette le metteranno dopo. Magari il quarzo al momento potrebbe anche non servire a niente, poi dopo in futuro, chi lo sa. Va bene, qui poi finiamo la scavazione. E qui ci viene una bella farm comunque, se la facciamo lui. È bella, bella grande, anche più grande di quella che ho nella prima casa, perché questo è un cottage. È un cottage in montagna praticamente, perché ormai ho fatto i soldi, cibo, ne ho. Ormai ho fatto i soldi. Quindi abbiamo anche la seconda casa, bevi, perché così no. Abbiamo anche l'acqua in casa. Cosa vuoi di più dalla vita? Allora, andiamo a vedere se ci sono le tarpe. Qui ci possiamo tuffare allegramente, non moriamo perché abbiamo le molle. E questa, se non l'avete visto live di ieri, è la nostra simpatica galleria che ho scavato io personalmente col piccone a mano. E ci ho messo un bel po'. Mi ricorda molto Minecraft, la galleria con le rotaie, solamente che non sto usando praticamente il mini trenino della rotaia, perché tra virgolette della rotaia, perché è più lenta della mia corsa. Il problema è che mi stanco parecchio e consumo molta acqua. Poi ci vorrebbe il carbone, che in realtà in questo momento il carbone non so se ce l'ho dietro in realtà, non me lo ricordo. No, va a carbone. Potrebbe anche evitare, dai, è una roba con due ruote sulle rotaie, insomma, potrebbe andare anche con la manovella come si faceva una volta. Ok, abbiamo preso un po' di flinte, che qui di flinte non ce n'è tanto. Allora, io le talpe le avevo trovate qua. Purtroppo non stanno spawnando più. Io credo che le talpe siano sottoterra, quindi più che sottoterra di qui, e praticamente loro ci prendono questo materiale qua, che queste sono gemme. Io pensavo fossero diamanti, sono gemme magiche e servono le talpe. In superficie le talpe non le ho mai viste e non so nemmeno il perché spawnano, il per come e il per quando. Perché lo spawn qui diciamo che è molto, non è controllabile al momento. Qui abbiamo la trappola, piano, la trappola per gli animali, ne abbiamo una sparsa a giro due qua. Infatti la galleria, diciamo la miniera, era nata più che altro per questo, per fare un passaggio sotterraneo verso il bosco magico, fare le trappole nel bosco magico, però passando sottoterra, perché passare diciamo normalmente sia via aerea sia via terra era abbastanza, ma siamo sicuri che non c'è niente qua? E questo vuoi? No, era abbastanza, diciamo, che fai? La bevi, dai, se no tanto non rompirai le scatole fino alla morte.
Era abbastanza complicato, quindi ho deciso di fare via sottoterra, via. E quindi, diciamo, molto meglio. Poi tanto per prendere le risorse bisogna scavare. Quindi scavare per scavare. Facciamo lo scavo che porta un qualcosa di utile. Comunque a me questa casettina mi piace molto perché in realtà era venuta fuori qui, ho una trappola, un'altra trappola praticamente per gli animali che mi rincorrono fuori, mi butto qua dentro, mi chiudo e poi comodamente da qui li secco o da qui. Quindi questo è molto utile, questo vabbè lui rimane lì perché va bene, non so dove metterlo. Qui abbiamo il primo piano con diciamo il tutto, il workbench, la forgia qua, e abbiamo il secondo piano che dovrebbe essere la stanzetta, quella tendente al magico. Quindi abbiamo questo che ci fa queste Water Magic Stone Essence, quindi delle essenze che noi le prendiamo dalle pietre magiche, ci fanno queste essenze, però sinceramente io non ho capito come usarle. Non ho capito come usarle. Vediamo un po', prendiamo se ce n'ho una. Ecco, c'ho questa che è Stone Thunder Fulmine. E quindi abbiamo un po' di gemme, eh? Però non abbiamo quelle verdi che sono quelle del vento perché ci abbiamo fatto le frecce. Qui possiamo farci un po' di cosette, ma ci mancano fondamentalmente le gemme. E a livello, siamo a livello 48. Io voglio arrivare a livello 50, non so se ci arriverò oggi perché in realtà volevo fare un po' di roba off camera per poi fare una live a livello 50 che era più carina, però siamo stati costretti dalla bellezza della linea Telecom che adoro perché non sbagliano mai un colpo. Allora, ok, qui tanto è sempre giungla che cosa qui, però ci sono i velociraptor che sono abbastanza tremendi anche quelli. Qui abbiamo il bosco magico e il ragno. Allora, io il ragno 1 l'ho già preso. Oh, il ragno 1 l'ho già preso. Però è a livello basso. Questo è il livello 52 perché io il ragno l'ho preso a livello. Io mi faccio rincorrere felicemente. E zuppete, e olà. Anche te, vieni. Facciamo la festa. Suppete. Oh, ho sbagliato! Ho sbagliato, ho sbagliato! Ho sbagliato! Vai su! Vai su! Imbecille! Ma non si può sbagliare un millimetro qui, ma che cos'è? Allora. Va bene, poi il 52 non so quante frecce ci vorranno, però lo voglio tamare perché è tosto. 52 potrebbe essermi utile anche contro queste maledette, perché al momento sono questi qui maledetti pantere, cosa diavolo sono, mi rompono veramente le balle. Che cos'è a livello 3? Pudi, ah no, ah, il pudi, sì, cos'è pudi, l'ho chiamato pudi perché è il ragno che ho preso io. Allora, fermati un secondo. Non scende perché lì c'è già subito il coso. Allora, vabbè, andiamo a casa. Famiamo intanto i ragni. Anzi, un ragno, perché non vorrei finire frecce, perché in realtà mi servirebbero più morti che vivi i ragni. L'ho fatto anche nuovo, bravo, nascesse qualcosa di buono io sarei contento, così non li devo tamare tutte le volte. Ok, lui sta a posto. Quindi noi adesso allegramente noi andiamo dai ragnetti dal passaggio sotterraneo
Tanto qua non dovrebbe crepare. Il cibo, l'acqua, e aspetta un attimo. Dai, ci dobbiamo rifare tutta la corsa. Improponibile. Ma perché il carbone? Non mi porto mai un grammo di carbone addosso io, perché? Non è che magari con lo zolfo. Magari con lo zolfo va anche più forte, io so. Motore a scoppio facciamo. Ma ah, già sete, ma hai bevuto ora? Ora hai bevuto. Te. Cioè non ha bevuto in realtà, volevo fuori di bere. Guarda, guarda, guarda. Minchia, ma neanche il cammello beve così tanto. Allora, qual era la trappola? Questa? Mi sa di no. No. Ecco, perché mo c'è anche da confondersi da una trappola all'altra. Sono spawnati i criceti? No. Occhio e croce, mi sembra di no. Poi la prossima volta mi voglio portare il carbone perché si può fare tutte le volte sta mattina, eh. Chicco di carbone? No, eh. Allora. Oh, l'uomo d'osca, Dio, ma mi sono un attimo. Allora, questo è il primo ragnettino che abbiamo preso, però è livello 3. Qui ci voglio fare una porta, qualcosa, voglio aprire anche un po' di più. Ok, che è una specie di hangar. Avevo messo delle trappole, però minchia quanti sono però. E qui anche se la cosa come lo tamo. Guarda questo, guarda questo. È scemo però. Ah no, li stanno distruggendo forse. Ma qui è un casino, c'è troppa gente, io vorrei tamare il mondo però. Il leopardo che livello è? 10. Io ho paura che non mi bastano le frecce però. Perché ne ho. Quante ne ho? 21 sole. Allora. Tanto si sta zuppando da solo. Lui tanto dà più che altro pelli e carne. No, 52 no, 52 no. 52 no. E come faccio a farlo uscire di lì? No, come faccio a farlo uscire? Vediamo un po' se è uscito. Allora, vediamo se riesco ad addormentarlo. Andiamo in su. Poi ho 52. Si è anche danneggiato, quindi dovrebbe andare giù facile. Proprio no. Dai, stordisciti. Quante cavolo di frecce vuoi, oh? Perché se le sta prendendo quell'altro? Idiota. Finite. Perché devo sempre sputtanare frecce così? Guarda, si è addormentato quell'altro imbecille. Mandate a quel posto.
Sto distruggendo poi, E che c'è un ragno livello 3, anche non glielo posso nemmeno mandare. Stai fermo! Danneggiando o no? No, sto crescendo, mi sono rotto le scatole. Qui. Vai all'attacco! All'attacco! Vai così! E uno, questo si fa presto! No! Sì, cazzo! Pronto? Questo ragnetto di livello 3 ha fatto più danni che della grandine. Vabbè, comunque abbiamo sputtato tutte le frecce, non siamo riusciti a tamare quello che volevamo, quindi è andato tutto a secondo piano, perfetto, come sempre, mi raccomando, sempre così. Allora puoi rientrare, ciao, vai. Riesci? Con calma, con calma, ma così lenti l'anima, veramente? Allora, qui potremmo anche mettere tutto in vetro qua, è anche più carino. E qua tutto in pietra, per essere più sicuri. Siamo in 3 livello 7. Poi ci avesse qualcosa nello zaino. Quindi 37. Buono. Allora mi riprendo tutte le frecce praticamente che gli ho tirato, un po' di parole. In realtà tutte no, perché venne ammazzato anche due ragni, ne dovrei aver di più, però come al solito riusciamo sempre a fare casino. Qui che cos'è? Qui c'è un altro po' di sono tutte blu, un altro po' di pietre magiche. Io sto facendo di tutto tranne quello che volevo fare oggi. Acqua, acqua non ne è più. Perché mi sa che è appesantito adesso. Oh, voglio portare il carbone perché almeno non mi stanco. Praticamente non recupera più. Sì. Un po' lentamente. Allora. Sicuramente abbiamo guadagnato di più nelle altre gemme che in quelle verdi, perché abbiamo sprecato un sacco di frecce. Come al solito. Thank you.
Magna. Legno ce l'abbiamo, mettiamo un po' di bistecca al fuoco. Allora. Quante ne facciamo? Tutte, vai. Oddio, tutte, tutte? Tutte, tutte magari no, perché i ragni, per esempio, si tamano con la carne. Quindi se io un bene che me ne lascio un po', facciamo 30. Vai. Lui fame non ne ha. Mi allora la carne dentro non gliela lascio, però vedo che non muoiono di fame. No, gemme. Vediamo un po'. Abbiamo recuperato 5 rosse che fanno comodo. Se qui del fulmine. Earth Magic Stone. Wind, ne abbiamo 37. Le convertiamo tutte in frecce. Le frecce che abbiamo utilizzato praticamente. No, erano, no, erano 20 le frecce, 21. Quindi alla fine qualcosa ci abbiamo guadagnato un po'. Ci manca il berry. Quale sto berry? Perché il berry purtroppo col tempo si degrada. Dobbiamo mettere un frigorifero o qualcosa, perché sennò tutte le volte ci mancherà sempre questo benedetto berry. Quindi al momento ne possiamo fare solo, quante possiamo fare? Una sola? Va bene, questo avete capito. No, io qui non lo posso mettere, quindi servirà una cosa, perché questo strumento qua, guardate dove l'avevo lasciato, io non trovo più, l'ho rifatta la balestra. Che serve qui? Il proiettile qua, questo qui no, 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 e no, niente. Allora, andiamo a prendere i berri e poi ogni tanto andiamo a vedere se trovano queste benedette talpe da qualche parte. Io credo siano unicamente sottoterra, non credo. Se fai la gentilezza di girarti. Non credo siano, perché l'ho visto solamente nella mia miniera sottoterra. Che poi potremmo anche non ucciderle, perché tanto non sono nemmeno aggressive. Ovetto, lasciamo lì. Allora, andiamo a prenderci un po' di berry e poi anche se qualche alberello, se troviamo qualche ragno da uccidere, facciamo
facciamo fuori comunque, alla solita maniera. Possessione. Pantera, perché non le voglio che ci sono. Pantera, pieno. Qui. Qualche talparella. Qualche ragnetto. Ok, qui la struttura che ho fatto che ci passa quasi in totale sicurezza. Buona terra, vediamo un po' che dice. Nessuno mi attacca. Ok, posso scendere. Un po' che dice lui. Credo che lui voglia che io Tami un leopardo. Potrebbe anche fare, se non ho capito male. Che roba? Ulla madosca! Brutta e pericolosa. Ci sono anche questi, diciamo, rovine qua, dove dentro c'è uno scrigno, vedete c'è uno scrigno dentro. Però il problema è che ci sono gli scheletri a guardia, questi sono anche forti come scheletri, non sono scheletri semplici. Però poi troveremo il modo di entrare, di batterli, eh. Allora, mi atterro, mi appoggio un attimo qua. Posso? Posso? Sono così basso. Successo. Allora, io vorrei prendere anche un po' di semi perché mi garberebbe piantarli in modo tale che no, non devo uscire più. Sarebbe una cosa molto comoda. Allora qui mi devo allontanare troppo. Berry. Da prendere un bel po' perché mi sembra freccia ne vuole 3, se non mi sbaglio. 3 o 5, non mi ricordo. Ok, ah, ok. Visto una panza marrone. Prendiamo tutto. Poi faremo un frigorifero, qualcosa per mantenere ogni tanto prendiamo anche il seme di albero, mi sto annotando troppo. Allora andiamo col falcetto, niente, mi dà le fibre, però le fibre me le dà anche normalmente. Dovrebbe dai semi però. O non funziona ancora bene perché le fibre me le dà l'erba semplice in realtà. Dov'è andato? Cioè dove sono andato io più che altro? Bella.
Ok, comunque sembra che questo posto sia un attimino più tranquillizzato rispetto all'inizio, perché all'inizio non potevo nemmeno scendere dall'optero che mi facevano nero. O è stata una coincidenza, magari beccavo quel punto nel momento giusto, più tranquillo del mondo. Però si potrebbe fare anche un'entrata per l'optero, eh? Ma tale da... Perché sono questi qua? Ragazzi, prossima volta magari andiamo anche a cercare di altri bioma, perché qui è già un po' che ci siamo. Solamente che la sua conquista non è fatta facile. Io vorrei prendere comunque uno di livello alto, vieni. Aio. Aio, è casca dentro però. Oddio, non c'è cascato. Cascato? Dentro? Due addirittura. Allora io ne vorrei tomare uno. E comunque sono belli ignoranti. Ci vuole un bel po' di freccia, abbiamo visto. Questo. Ok. Posso fare le frecce qua giù, subito. Vedo se mi bastano le berry. Sì. Ok. Andiamo. Allora, andiamo a controllare se becchiamo una talpa giù in... Cos'è? Ok, questi due si menano sempre. La tartaruga in realtà è buona perché ti dà un osso particolare che serve per fare qualcosa di magico, quindi è utile, però mi serve un... Oh, che è? Vabbè, ogni tanto cerco di rubare qualcosa di destra manca, ma questi fanno la ronda. Il problema è che questi fanno la ronda. Allora io mi metto un attimo qua, disturbo. Aio, e lo sapevo. Famone maledetta. Per questo non scendo io, capito? E se scendevo era bello che stecchito. Ma questi, che cosa sono questi? Ah, pure picchia, pure lui? E poi? Vabbè, via. Riposati. Sono tutti e due cotti. No, tutti, ma anche formiche. Allora, intanto stai tranquillo. Vediamo un po'. Depositiamo perché non vorrei fare una brutta fine qua di tutto. Le fibre, non so se le fibre scadono. 125, questa si potrebbe anche levare. Fibre ne abbiamo 200. Semi 11 più 3. Ok,
vabbè, mettiamo anche questo, va. E pure queste ci vanno, no? Sono andati, sì. Ok, va bene. Andiamo a vedere se ci sono queste benedette tappe. Anche perché non saprei dove incontrarle. La borraccia dell'acqua è vuota. Il carbone, no, sto giro lo piglio il carbone. Non c'ho voglia di farmelo a piedi. Anche se ce n'ho poco. Cose carine, serve della sabbia per fare il vetro, perché un po' ce ne abbiamo, ma ci servono, altre cosette in vetro. La carbone l'abbiamo preso, posso riempire la borraccia qua per favore. Farmi in acqua completamente, in piena borraccia. Carbone l'ho preso, l'acqua ce l'abbiamo, il cibo ce l'abbiamo, ok. Qui ci mettiamo il carbone, così vedete anche come funziona. Si monta sopra. Abbastanza piena, poi ce n'è un altro che ha forma proprio di carrellino e però che è più veloce, però non vi fa montare, vi butta fuori perché penso sia solo per i materiali. Questo è abbastanza lento. Però almeno non consumiamo energia, non consumiamo fermati. Sono di qua, sono in due, uno è livello, io farei fuori livello 30 e non ho le altre frecce, mannaggia loro. Come lo faccio fuori? Perché se devo farne fuori uno, colpo anche a te. Se uscendo mi ammazzano, eh? Dai, un po' anche a te perché poi dopo ti riprendi, dopo non mi meno. Cerchiamo di tenerli a bada. Ah, io sapevo. Torcerò. Ah, io. Ma in realtà si cacchia.
Vediamo, faccio. Pistola. E capito quanti cavoli colpi voglio, però le pistole si fermano un po' perché ci vogliono un milione di frecce. Quindi flint e legno. Legno non ce l'ho, bisogna andarselo a prendere. Io almeno quello di livello 50 lo vorrei. Oh, comunque un po' di baffi vari. Poi passiamo a livello 49 pure, eh? Non ci ammazzano in questo momento. Facciamo le frecce al volo. La flinte, quindi flinte ce n'è poco. Molto probabilmente ce l'avevo nello zaino quel po' di flinte che c'era. Gli alberi li abbiamo presi. Chiudi che c'è vento. Qui cibo, acqua, tutto a posto. Un po' di legno l'abbiamo preso, la flint la troviamo giù. Ma che bello, ma che te pare? Lui adesso ti trova la flint. Quando ti serve a te. Rame nel primo bioma dove ero spawnato compensano, ce n'era molto poco. Ma se voglio chiamare il volevo richiamare l'attrezzino qua. Sì, è qui, no. La flint è qui, no. No. È qui la flint, no. E mo come lo vio? Non posso di sporo. Ecco. Si riferisco loro, vedi? Si nascondono. La faccio più al volo. Salto via. Via. Play. Stranamente ce l'abbiamo fatta. Allora. Quanto tempo? 43. Non so se basteranno. Proviamo. Ok,
Questo è livello 30. Devo un venta che c'è pure freddo. Quell'altro se ce la facciamo lo stunniamo, eh. Bravo, bravo, va via, vai. Stai fermo. E sarebbe molto meglio. Ehi Alessandro! Ma no, a parte avevo iniziato la live a fare World of Tank, avevo sentito che altro se c'è per fare una partita, insieme anche con Decco. Però Decco doveva studiare. E poi dopo la partita praticamente l'ho dovuta interrompere perché di nuovo con internet mi ha dato il macrasciato e quindi ho messo pisate che comunque in single player, quindi diciamo internet gli dà meno fastidio. Ah, peccato che fa una partita insieme, via. Allora vediamo se riusciamo a stunnare il leopardo. Non l'ho mai stunnato, quindi non so se in realtà servono veramente frecce magiche. Credo di sì, perché anche prima si sparava al ragno, però abbiamo stunnato lui praticamente. Con calma, addormentati con calma. Dai, eccolo. Allora, gli diamo la carne, lui si fa. Che è sto casino? Non gira carne. Vai, se non ti basta ce n'è anche qui. Ti do la carne del tuo compagno. Che mi sembra una bella cosa. Yeah. Magni. Adesso mangi la carne te che mai mai ucciso 700 volte. Cosa vuoi? Non mi dire che vuole giù il berry, che non ci credo, eh. Allora, intanto che lui si addormenta, io qua faccio un rifugio per gli animali, perché poi quando li acchiappo naturalmente da qualche parte li devo mettere, siccome non posso uscire con loro. Livello 49, livello 50, possiamo tamarci il paracer, che è un animalone gigante veramente forte che c'è su questa isola. Che quando non siamo a livello 50 magari abbia finito di spawnare e non c'è più. Allora qui facciamo un bel hangar. Tanto mamma mia com'è lento, così lento ragazzi. Abbiamo delle narcoberri, perché a parte delle narcoberri capace non gli fanno manco niente. Vabbè, tanto noi. Allora qua se siamo all'altezza giusta andiamo, dovremmo beccare le scale, di perfetto. Qui facciamo tutto in vetro, così noi possiamo entrare anche dall'interno senza uscire. Alla fine questa ambaradam viene un bel lavoretto, bello soprattutto funzionale. In realtà non l'avevo pensato in questa maniera qui, però a volte le cose non pensate sono quelle che vengano meglio. Allora io però la metto così, tanto
lo colpiamo tutto in muratura. Così io da qui posso entrare benissimo senza dover scendere qua, perché poi se qui c'è qualcuno non ci posso scendere. E qui ci metteremo una bella porta. Lui lo mette però una porta doppia, perché oppure che con una ci passa male. Vabbè. Allora, c'ho delle fondamenta e... Allora, facciamone un altro po'. Va bene, dai. Comunque, oh, Alessandro, lo sai, quando puoi, cioè senza problemi. Quando ci sei fa sempre piacere, però se devi lavorare, se devi fare altre cose, naturalmente prima le altre cose. Ovvio. 30 e 30. Dai. Ah no, ma sono sempre soldi, non posso scoprire. 30. E tanto più ne fate, perché ci serviamo sempre per fare anche un po' di punteggio. Lui moribondo qua, mamma mia, ma lento. Allora facciamo un lavorino fatto bene, dai, facciamo le fondamenta scavate invece che a vista. Crollerà? Non crolla. Ecco, una cosa fatta bene e non riesco a mettere una roba dritta. Levati. Uno. Due. Poi mettiamoci la nostra armatura. Volendo uno la potrebbe fare tutta in muratura alla gabbia, però... Vabbè, sembra un po' troppo esagerata la faccenda. Così qui e qui, anche qua bisognerebbe fare tutto in muratura. Cosa che non ho voglia di fare adesso, magari la farò calma, anche se non è proprio necessario. E ci facciamo una bella porta a vetro pure, così vedo anche quello che combina. E sì, ma sì, ci sta, dai, così almeno la gabbia, la trappola qua rimane. Qui ci metto gli animali nel momento del bisogno, li libero tipo Colosseo e li faccio combattere tra di loro, e io sto lassù bello un panciolle che me la guarda. Non devo più sprecare 70.000 frecce, pensate bene, però quindi la verità. Là. Questo poi anche il sopra è studiato in modo tale che non mi scendono, cioè io praticamente mi metto qua, però è studiato anche in modo tale che sopra vedete c'è una specie di tettino, perché sennò io magari stavo qui a tirare alle creature, poi mi scendeva una creatura praticamente da qui e manzannava. In questo modo qui adesso non possono più scendere. Poi sarebbe carino fare tutto in pietra. No, esci, che cos'è questo? Esci. Tutto in pietra. Sarebbe molto molto carino fare proprio tutta la trappola in pietra. Ecco, intanto mi dà qualche laggata, non si muove. Fare tutta la trappola in pietra sarebbe carino. Non sarebbe molto necessario, forse basterebbe la prima facciata, forse.
lui intanto si sta attamando. Mentre lui si sta attamando, noi andiamo a vedere se ci sono le talpe. Perché era l'obiettivo della live di oggi, però purtroppo in questo gioco qui gli obiettivi, diciamo questo che è più bellino, gli obiettivi non sempre sono raggiungibili, anche perché se prima spawna ci fai poco addirittura. Dov'è? La scala, eccola qua. Voilà. Quindi a metà, però sta incosciente parecchio, quindi problemi non ce ne sono. Allora, andiamo a vedere per curiosità se ci sono. Qui intanto possiamo spengere, se non mi consuma tutto il carbone. Oioioioio, c'è un altro qua, ce n'è un altro maledetto famone. Io non capisco perché mi spawnano lì. Io siccome a questo però non vorrei sprecare le altre frecce perché me le vorrei tenere per le talpe, perché tanto quello là mi basta. Poi anche uno qua dentro potrebbe essere utile come difesa, oh. Girottola, non sarebbe nemmeno male uno qui in difesa, dato che qui spawnano. Si è incacchiato? No, sta scappando. Livello 3. Ma io da ammazza coltellate, eh? Da dove entri poi te? Che qui è tutto chiuso. Faccio paura, eh. Era un pochino più alto, magari me lo potevo anche tamare, me lo tenevo qua dentro in galleria la miniera, in modo tale che magari mi proteggeva, perché siccome spawnano spesso qua dentro, però essendo livello 3 l'architetto, aio, l'architetto e l'arena, avventure seriamente giocose. Via, Alessandro si è fissato con i libri. Devo per forza scrivere un libro. Ah, la finta. Abbiamo già vari libri. Ne abbiamo già 4 o 5 di diversi. Poi quando lo scelgo non ce l'ho mai. Rame, vabbè, rame ce l'abbiamo fin sopra capelli. Ok, qui abbiamo fatto questo passaggio qui, cioè questa grotta aperta, le talpe però nemmeno l'ombra. Questi poi bisognerà scoprire a cosa servono. Anche questi. Cosa vuoi questo? Cosa vuoi da mangiare? Sarà che vuoi questa magari? La donna alla testa, la vuoi? Cosa vuoi? Le azzurberry? Le mejoberry?
E tinto bene al riso. Queste. C'è tutto. Cosa vuoi? Dimmi cosa vuoi, non vuole niente. E allora, ascolta. Allora, vediamo se il tamaro. Ancora no. Ok, poi bisogna metterci anche un po' di illuminazione qua. Ma un sacco di cosette. Acqua non ne ho più, mi sa. E poi ho messo anche della borraccia, quindi l'acqua me l'avrà levata. Dove è la borraccia? Sparita. Non c'è sempre invece. Siamo? Poi bisogna trovare anche forse la sella, non credo vada a pelo. Leopard. Allora, vediamo un po'. Leopard, vediamo se non c'è, va a pelo. Raptor, no. Geratopo. No, c'è anche l'ippocampo. C'è tutto. Abbastanza buiume, sì, devo mettere un po' di torce. Dai, su, ti manca un... Vabbè, faccio il ritorno. Dai, su, per un pelino. Ma che i professionisti non usano la scala. Eccolo qua, te pareva, quando sto andando via arriva. Allora, come lo chiamiamo? Alessandro, dammi un nome, vai. Buiume. Oh, Buiume il suo, eh. Buiume. Dai, Buiume primo. Il suo. Eccolo qua, vediamo un po' se monta su. No, non monta su. Non monta su. Quindi, Leopard ci vuole. Io però non ce l'ho. Leopard, almeno che non sia una sella dove non ci sia il suo nome. Raptor no. Io credo di averle sbloccate tutte. Belzebufo addirittura. Vediamo un po'. Io credo di averle sbloccate tutte. Vediamo se me ne scappa, anche me ne fosse scappata una proprio la sua, mi sembra strano. Molto probabilmente c'è una sella che non porta al suo nome, magari serve anche per tutte e due. Potrebbe essere qui, queste sono sbloccate tutte. Andando a caso così è un po' un casino però,
Niente. Qui vabbè, sono le munizioni. Qui tutte le cose magiche. Centauro, non credo. E questo è il drago. Quindi non credo che servano queste. E di qua che non ho sbloccato niente, ma è tutta roba da costruzione fondamentalmente. Che di bambù e altri stili. Quindi, sul banco di lavoro, bravo, mi hai dato una bella idea. Andiamo subito a vedere. Allora, return, andiamo. Ho anche il carrellino, sono organizzato io, ma cosa ci credi? Ci mette 3 ore e mezzo, però non muoio di fatica almeno nel correre. Sì, io sono stato sempre un minatore provetto, anche in Minecraft ai tempi quando ci giocavo il 90% del gioco per me era scavare. Organizzazione. Adesso sono a livello 50 quasi. Vediamo. Velociraptor, bellino, livello 14. Allora, vediamo qua. Qui ce n'è uno, mi sembra. Che è questa? Anchilo. Sarà che è questa? Oh, le facciamo tutte. Questo vuole 20 di cheating che si dovrebbero avere. Vediamo un po' dove è il cheating. C'ho tutto io. Sono organizzato. C'ho tutto. Dov'è il cheating? L'ho perso. Eccolo qua. No, ne solo 10? Che schifo. Allora non rettifico, non ho tutto, mi manca cheating. 10-20. Allora andiamo a fare un po' di cose di là a questo punto. Tanto lui sta là tranquillo, non dovrebbe, poi anche se ci deve entrare qualche creatura. Qual è quello che dici te, Alessandro? Workbench. Ah, aspetta, vado a vedere. Per mandarmi anche il link sul. E quindi questa dove la possiamo fare? Quindi c'è praticamente il leopard, c'è quella per il leopard allora proprio. Allora non è questa.
Eccola qua, mannaggia, oh, l'unica che mi era scappata, l'unica. Meno male che c'è Alessandro, meno male. Allora, vediamo cosa ci vuole. Se no le facevo tutte e poi non la trovavo lo stesso perché non c'era. La possiamo già fare, guarda che bello. Ci vuole il Primary Magic Core, l'Hellwood e la pelle. Oh, meno male, va. Mi hai levato un sacco di lavoro, perché se no le facevo tutte le selle e non serviva neanche un cavolo perché non ce l'avevo. Capito? Cioè, ora vi dovete rendere conto, uno che Alessandro non ha il gioco riesce a giocare meglio di me che ho il gioco, capito? Come sono messo male? Cioè lui non ha il gioco, a meno che non l'abbia comprato, mi sembra di no. Riesce a darmi i consigli giusti e io che ho il gioco non riesco ad andare avanti. Ma sinceramente la parte di scherzi era l'unica sella che mi era scappata, non l'avevo vista, l'unica, era proprio quella che mi ci voleva. Poi oggi mi ci volevano anche le talpe perché volevo fare un po' di scavazione. Oddio, mi ha preso e sono cagato addosso, mamma mia, lì che mi guarda male, pensavo fosse uno che era salito, sono sbiancato proprio. Oh, allora io a te ti potrei anche mettere giù perché per il momento ti metto non so dove perché non posso, però mi servi più nell'hangar perché così io non devo più fare, non devo sprecare più 20.000 frecce. Vieni, fai la retro. Ma vai, sei anche di livello abbastanza alto, quindi. Bene. Che è successo? Chiudi, bravo, apri, bravo. Scendi. Non scende. Allora, quando fa così, perché siamo troppo nello stretto? Minchia, si muove. Cioè, lui non corre nemmeno, lui va proprio piano perché dice tanto a me, ma chi mi tocca? È bello, felino proprio nell'animo. Allora, scendo. E no. Perché? Dov'è che c'è qualcosa che gli dà noia? C'è qualcosa che gli dà noia. Ah, l'altezza, ho capito. L'altezza, capito, allora problemi tecnici, le trasmissioni sono riprese il prima possibile, ok, scaviamo in altezza perché chiaramente col gattone siamo più alti. Ma ecco, non vorrei sfondare perché poi qui faremo tutto in muratura. Allora, adesso facevi tanto il grosso, però adesso che sei sottomesso mi fai quasi tenerezza. Vai, non cicca la porta, con calma. Proprio la sfilata sta facendo, ok. Oh, chiudi. Qui possiamo anche andare avanti un pelino. Fammi gli spazi stretti, non è che mi gabbiano tanto. L'unica cosa è che siamo su una montagnola, quindi
Non è che possiamo scavare tanto in avanti perché poi buchiamo. Vai, per il momento va bene così. Mettiamoci un po' di terra dove serve. 1, 2. Questo. E vabbè, questo, questo punto non vediamo. Oh, bellino, guarda, c'è il tuo spazio. Qui ci si potrebbe anche allargare di uno. Anche se andiamo fuori, diciamo fuori dalla linea della trappola, però si infrega. Basta non sbucare fuori. Così almeno ce ne andrà anche più di uno. Se stai qui, se hai fame me lo dici, se hai sete me lo dici, vengo, arrivo, suono il campanellino. Là, qui poi faremo tutto il muratore e poi quando ci cascano praticamente gli animali dentro, io senza scendere, questo se no gli metto che non mi deve seguire, io entro da qua. Allora, non mi seguire, ok. Apro, lui va, attacca e mi gusto lo spettacolo da qui sopra. Quindi è fenomenale. E non avevo nemmeno pensato a sta cosa. Fondamentalmente non era nato per quello. Ah! I Shadow Leopard sono la versione pixelata del Panther in Dark and Light. Sì, ma praticamente loro hanno unito i due giochi. Non hanno unito solo... anzi, tre. Hanno unito Minecraft, hanno unito Ark e hanno unito anche Dark and Light. E però voglio dire, lo puoi fare benissimo, perché cioè, mi hanno copiato. Sì, però lo puoi fare benissimo, ma puoi fare anche benissimo un brutto lavoro. Nel senso, alla terra non mi piace, cioè lo devi anche far bello. Loro sono riusciti a unire le cose senza fare un pasticcio, perché era più facile fare un mezzo troiaio, eh. Poi io in realtà Ark non l'ho mai giocato, perché non ho mai fatto, cioè ho sempre detto lo prendo, poi alla fine sono sempre provato a prendere altro e poi è andato nel dimenticatoio. Però sicuramente, se mi piace questo, sicuramente anche Ark. Poi vedremo, magari un giorno faremo anche quello, tanto vedo che Ark piace anche tutt'oggi. Anche se Dark and Light fondamentalmente non è che sia piaciuto più di tanto, sta pianta mio, sta pianta qua no, non la posso prendere. Se io ci vado con il falcetto, diciamo deve prenderlo, cioè intera, perché questa sputerebbe. Non capisco, ce la voglio prendere intera, no? Questo è il livello 40. Io ti manderebbe il mio amico, ti manderebbe, ci ho messo le trappole, ti fanno male, e facevano sempre furboni. Questa miniera è tutta piena di trappole, le facevano, io i cosi, i criceti, le talpe, perché non spawnano più? Sarai te che porti rogna, tiè. Tante volte se portasse rogna. Adesso voglio provare se funziona la mia idea, però. Proviamo un secondo. Allora, torna indietro. Return. Vai. Ma vaffanculo! Aspettami! Perché mi ha abbandonato? Il maledetto trapiccolo schifoso, non posso stare. Aspetta! Ma perché sempre ste cose? Mamma. Perché è capito?
Cioè, io che inseguo il trabiccolo, ma si può vedere una cosa del genere? Dai. E poi va anche più lento, mi blocca pure. Io stavo tanto bene. Nella visuale in prima persona, ecco, superamento, lo supera, non ce la fa perché non passa. E non ce la fa, non passa. Di qua lo supera il superamento e arriva primo. Incredibile. No, no, che demolisci. Come l'ha demolito? No, volevo. Ah no, è qui. Spingi. Insomma, i soliti casini con il niente. Ah, gli slime sono di Minecraft, è vero. Sì, comunque io, secondo il mio punto di vista, è un gioco secondo me spettacolare. Perché c'ha tutto. C'ha tutto. Poi, ragazzi, è accesso anticipato. E già, cioè, già così dicessero, questo gioco è finito. Io non mi lamenterei. A parte qualche buggettino, io non mi lamenterei. Poi in multi magari lagga, in multi c'ha più bug perché magari. Però in single player non mi lamenterei. A parte che in multi l'ho provato pochissimo in realtà perché. Già mi sembra bello difficilotto così, se poi ci vogliamo mettere anche magari i players che ti bastonano, anche no. Qui poi faremo tutta la farm di coltivazioni. Di alberi magici eccetera eccetera, così non dobbiamo andare più là per forza. E qui c'è tutta questa area qui che comunque è una bella area. Prendiamo un po' legno, un po' di legno, non posso girottolare tanto per prendere legno io, perché qui ci sono i velociraptor, un po' rompono. Poi qua abbiamo fatto un'altra bella trappoletta perché molto spesso mi inseguivano e quindi quando mi inseguono mi tuffo qui e loro ci cascano dentro e poi mi chiudo la porta e poi dalle fessure poi gli sparo in tranquillità. Quindi questa sarebbe la terza trappola. C'è pieno qui, c'è una via d'uscita e ci siamo portati anche l'acqua in casa. Dai, studiato bene, dai. Allora, adesso facciamo un tentativo col velociraptor, no, col velociraptor, col pteo. Maite di oggetti mobili, anarchia totale, sì. Sono sempre stato un anarchico puro. Poi qui abbiamo la, diciamo, la pista d'atterraggio per l'ittero. Ho pensato a tutto, eh. Ho pensato a tutto. Ho pensato a tutto. Poi nella prossima live gireremo un po' per trovare cose nuove. Anche se qui ci sarebbero gli scorpioni data male che mi interesserebbero. Però ecco, fa un'altra galleria magari per andare nel deserto e fare un'altra trappola. Non lo so se ne vale la pena. Però vediamo che poi dopo tutti gli animali sparsi nelle trappole, chiusi. Allora, vediamo un po' se trovo un animalaccio e quando non li voglio c'è pieno. Amore che ricerco. C'è nessuno, eh? Ma è sempre così. Poi dobbiamo, ci sono le rovine qua, il dungeon, che però vabbè, dungeon non è, diciamo, un simile dungeon. Qui l'ho tamato. Oh, ho fatto anche non volendo una missione, perché mi sa di tamare, che è che mi attacca nessuno. Dicevo anche di tamare. Che mi dà, così vedete anche le queste. Non una cavolata, per favore. Un arpione. Che cavolo? Un elmetto, lava helmet, non ci credo.
Ma che figata! Che filmetto subito, subito! No! Ma non ci credo! Com'è che si vedeva davanti? Non me lo ricordo. Voglio vederti in faccia! Voglio vederti in faccia! No. Quindi lui l'ha già fatto e non me ne dà più, ok, però io ti volevo vedere in faccia. Che ficata. Mi ricorda quello di Predator. Lava helmet. Vuoi vedere che io con questo, con questa armatura, se faccio tutta l'armatura, non posso andare dentro la lava? Sarà? Che ficata, ragazzi, non pensavo ci fosse una roba del genere. Poi c'è anche il rampino che vediamo un po' se lo possiamo utilizzare di nuovo. Cioè sparo il rampino e mi arrampico? Ma non ci credo. Ma non ci credo. Aspettate un po'. Ma non ci voglio credere. Se io faccio una roba di questo tipo. No. E ora? Che faccio? Come lo ripiglio? Dove vado? Vabbè, e adesso? Oddio! E mi calo pure! No, va bene. Cioè, eccezionale. Ma che ficata bellissimo! Salgo e scendo! Alla grande! Questa da dove l'hanno presa, Alessandro? Ma che ficata! E per recuperarla? Ok, io no, adesso lo voglio ritirare, nel senso, mi voglio staccare per recuperare. Ho capito, no, io ho capito, però adesso io mi voglio staccare, magari che ficata. Mi vorrei staccare, no? Come faccio? No, rimango appeso anche se cambio. Levo qui, rimane appeso uguale, capito, però vorrei staccarlo, rimane appeso a vita. Spero che non sia un bug, va bene, basta, ok, ho capito. Vabbè ragazzi, rimarremo appesi qua a vita, anche perché vorrei tornare dal mio ptero, perché sarebbe anche una zona un po' pericolosa. Oddio! Allora. Sono morto male in un puntaccio. Anche se è vicino alla trappola, quindi. Però non ho un altro. Io. Come ci vado adesso? Non ce l'ho più io, ovviamente. E no.
quindi forse dura per un po', o forse ho fatto casino. Lui ascolta, bisogna che utilizzi lui per andare a prendere il cadavere, perché qui c'è pieno di velociraptor, almeno con lui. Non ne voglio tirare più di una alla volta, se proprio devo, formica maledetta. Che cavolo, è una formica. Così fa anche due punterelli lui di livello. Con calma, uno c'è laggiù, perché magari uno contro uno gliela fa. Uno contro due no. Ecco, magari facciamo così. Poi magari con questo elmetto sono diventato invincibile, non lo so. Una testata ammazzo tutti. Dai, 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 dai. Oh, gliela devi fa. Gliela fatta, appelo, appelo. Appelo proprio. Che cavolo? Ah, robe strane. Ce l'hai un po' di carne? No, nemmeno io. Allora, lui in alto scontro non ce la fa. Uiuiuiui, ho visto. Proprio ora. L'ho cercato prima, non c'era. Allora, la nostra fossa è qui, io alle brutte mi butto qua, se è vero che... Ma no, ma c'è il leopardo! Che voglia. Allora, non ti far del male, scendi con calma. Dai, mamma mia. Allora, stai qui, te non ti muovere. Poi non so come ritornerò io, perché... Riprende lui, mi ci sono quasi affezionato, quindi lo vorrei anche riprendere. Stai fermo, non andare a giro per favore. Rampino, aio, cazzo, maledetto, che diavolo sei? Aiuto, aiutatemi. Ah, ma guarda dove sono! Ma che coglione! Sono praticamente accanto a casa io! Mica l'avevo capito! Ma era accanto a casa e non l'avevo capito io! Vabbè. Il rampino non c'è più. Non lo vedo. Quindi molto probabilmente sta attaccato un tempo per scompare. Allora, dato che sono accanto a casa, poi vado a prendere anche il velociraptor. Ci ho fatto tutta sta strada pericolosa e poi c'avevo la porta a 10 metri. Ah, il metto è figo. E sicuramente sarà anche... Che poi, per una quest che non è poi difficilissima, perché fondamentalmente tamare... Un leopardo non è che sia proprio la cosa più complessa del mondo, ma mi ha dato della bella roba. Allora, va bene, poi andiamo a recuperare al volo. Andiamo a recuperare al volo il velociraptor. Ah, poi nel mettere di là, secondo il mio punto di vista, misero punto di vista, morirò? No, serve per... Oh, andiamo, non cascare. Secondo il mio punto di vista serve per... Potrebbe non essere, potrebbe essere solo una cosa, magari lava, perché ci sono comunque delle pietre laviche e magari si chiama elmetto di lava perché si fa con quelle lì. Però potrebbe anche essere che servirà qualcosa. Magari serve per andare, perché comunque poi se si scava ancora più in profondità c'è la lava.
quindi può darsi che possa servire per andare dentro la lava, come può non servire a niente, nel senso può darsi che la lava loro ce l'hanno messa come fine, perché poi si arriverà scavando a una fine, no? Dove non si può andare oltre. Poi non so se dentro la lava se c'è qualcosa da prendere oppure no. Allora, andiamo a prenderci il velociraptor e spengiti che mi consumi tutto. Questo il carrellino è carino, però al fatto. Oh. Ah, giusto, non si vede niente perché mi sono levato l'elmetto anch'io da minatore. Lasciamo il mezzo, cavolo, così. Quindi qui andrà illuminato tutto perché io poi vorrei mettermi questo elmetto qua e non usare quello da minatore. Allora. Dov'era? Era laggiù, e quello è là. Ok. Ma se lo chiamo? Mamma mia che salto. Bravo. Che intelligente. Vai però. Cioè te. Bravo, menalo, menagli, menagli. Guarda come lo mena. Hai capito? Guarda come sta accucciato sotto me. Hai capito te? Velociraptor. Vai, insisti. Insisti. Bello aggressivo, aggressivo. Dov'è qui l'aggressione? Aggressivo, menagli. E ti fai anche il livelletto. Oh. Ma che fai? Vieni pure a me, oh. Basta. C'è anche un po' di nebbia. Perché non ti muovi più? Allora. Io sì, volevo, è sparito anche il coso, se lo sarà preso lui. Non si muove più, o sei glitchato. Hai capito come gli ha menato? Non si muove più. L'inventario mio? Ma non è pieno in realtà, non sono così a drop. Questa cos'è? Clay mi può servire. Questa in realtà mi serve un po' tutto. Va bene? Lento, me coglioni. Me coglioni. Meno male che sei velociraptor, allora. E poi tanto mi levo la roba, poi dopo quando mi serve, no, tanto è sempre così. Non mi sembra che così tanta roba la. Andiamo? Forse è pieno lui. È pieno di roba lui proprio. Vabbè, tanto te entra qui e stai qui che tanto anche qui si è protetta abbastanza. Va bene, comunque sia, l'abbiamo recuperato. Stai qui che tanto qui vengano sempre a rompere le scatole. Così ci pensi te, visto che sei anche bello aggressivo. Va bene ragazzi, io comunque direi di concludere qua. Di concludere qui. Un po' di cose alla fine le abbiamo viste. Poi andrò a vedere a cosa serve questo elmetto. Questo elmetto. E comunque le queste, cioè conviene fare le queste a questo punto. Perché, come avete visto, dà della roba molto molto buona. Quindi ragazzi, io al momento vi ringrazio per la compagnia, mi dispiace non aver trovato le talpe, magari la prossima volta le troveremo, quindi quello è purtroppo casuale. E niente, ti ringrazio Alessandro, andate a vedere anche il canale di Alessandro il Cazzatore dei Videogiochi, è un canale sia su YouTube che su Twitch, però su YouTube diciamo ci sono tutti i suoi gameplay, andate a vedere, che è un canale molto molto carino. E
Vi ringrazio, buona cena a tutti, grazie Alessandro. Ciao ciao.